Si chiama riabilitazione cognitiva ed è essenziale per le 800.000 persone che in Italia, per esempio, soffrono di Alzheimer, ma le tantissime altre che hanno un decadimento nella memoria, nell'attenzione, nella parola causata da una demenza senile oppure dopo un incidente stradale, un tumore al cervello. Dottoressa, salute. Benvenuto, Grazie. dottore. Avete avviato un protocollo sperimentale, supportato anche dal Ministero della Esattamente. Salute. In che cosa consiste? Allora, è un protocollo appunto supportato dal Ministero della Salute per la parte tecnologica che coinvolge tra i più importanti IRCCS italiani per un progetto di rete che si avvale delle più avanzate tecnologie per la riabilitazione cognitiva dei In pazienti. questo momento la sua collega con la signora che cosa stanno Ecco, facendo? in questo momento stanno facendo degli esercizi cognitivi che sviluppano le aree proprio funzionali logiche. Per chi invece ha un vero problema di questo genere, anche accoppiare due colori è un problema. Esattamente, perché le abilità logiche sono molto impattate dalle demenze, dai tumori cranioencefalici, dagli insulti vascolari, per cui avere una modalità interattiva e scientificamente provata che aiuta i pazienti a recuperare questo tipo di funzioni si rileva vitale al giorno d'oggi. Quali cambia solo per colore? Questo monitor è possibile visualizzare tutte le indagini strumentali e diagnostiche del paziente, quindi in tempo reale Ma consultarli. lui può essere collegato in videoconferenza con voi. Esattamente, quindi la parte tecnologicamente avanzata è proprio questa, è possibile far fruire al paziente lo stesso tipo di riabilitazione tecnologicamente avanzata sul posto, quindi nel centro ospedaliero, ma anche comodamente a casa, con il paziente collegato da remoto col computer e connesso al nostro centro. Ecco, con questa signora stiamo facendo una riabilitazione del linguaggio. La signora è affetta da una patologia neurodegenerativa in fase iniziale, quindi la terapia cognitiva è molto indicata nelle fasi iniziali e intermedie di malattia, proprio per una riduzione del peggioramento del sintomo e per un mantenimento della memoria e del linguaggio, per cui la signora si sta esercitando proprio in questo senso. Allora, signora, come si chiama questo oggetto che sta vedendo in questo momento? Pomodoro. Molto bene, provi a scrivere lettera per lettera il nome di questo oggetto. Proviamo. Bene.